spalle il vulcano Etna, di fronte a me le arance rosse di Francofonte. Benvenuti dove la tradizione viene raccontata attraverso i profumi, i colori e i sapori del tarocco. Vi do il benvenuto alla cooperativa Salvuccio. Come potete vedere sono appena arrivate le nostre arance dalla campagna. Questa mattina i nostri operai si sono svegliati e sono subito andati in campagna a raccogliere i migliori frutti pronti per la vostra tavola. Il percorso di un'arancia, come potete notare, del nostro prodotto arriva dalla campagna fino al magazzino. Una volta arrivati al magazzino viene inserito all'interno dei nostri macchinari, sopra i nostri macchinari, dove viene controllato accuratamente dalle mani dei nostri operai. Questo è un classico tipologia di tarocco di Francofonte. Il nome viene dato perché viene dato circa intorno alla fine del Novecento, perché ha la classica forma di una trottola. Il primo che trovò il cambiamento spontaneo che si ebbe di questo agrume fu un agricoltore della zona di Francofonte, che trovò il primo tarocco con le classiche pigmentazioni rosse, che hanno fatto sì che il tarocco di Francofonte ha avuto una grande particolarità rispetto a tutto il resto, e da lì infatti prese il nome di tarocco di Francofonte. Questo tarocco, a differenza delle altre tipologie di tarocco, ha il 40% di vitamina C in più rispetto alle sue concorrenti. Questa grande particolarità viene data dal territorio di Francofonte, che è la mamma dell'agrume in questione. Le caratteristiche organolettiche di questo agrume sono a dir poco salutistiche, è una parola forse diminutiva per il loro apporto che possono dare a livello di vitamina C, vitamina B1, vitamina B2. Questo agrume in sé è composto dall'87% circa di acqua e ripeto da vitamina B1, vitamina B2, un grosso quantitativo di vitamina C. Tutto questo dà una grande qualità all'agrume, sia a livello quindi salutistico, e contrariamente a ciò che si pensa, pur essendo un agrume, l'acido citrico presente nel tarocco di Francofonte fa abbassare il livello di acidità del corpo, riesce a far passare calcoli renali e anche problemi di acidità come reflusso gastrico e tutto ciò che riguarda quindi acidità presente nel nostro stomaco. La storia dell'arancia di Francofonte quindi nasce all'inizio del Novecento, dove, come ho già detto, un noto agricoltore, il signore Gesualdo Di Naro, notò questa ibridazione spontanea, questo incrocio spontaneo del tarocco di Francofonte, dove per la prima volta il tarocco prese una pigmentazione anomala, una pigmentazione con delle venature rosse. Questa colorazione viene data dalla particolarissima posizione geografica, altimetrica, in cui questo comune e il suo territorio fa riferimento, vale a dire Francofonte. Francofonte è situato in provincia di Siracusa a circa 280 metri di altitudine, con una coreografia, una stratigrafia alquanto particolare, formata quindi da con la grande vicinanza dell'Etna. Abbiamo dei microclimi molto particolari, con temperature estive che molto alte, e con inverni apparentemente freschi, ma che così non sono. Infatti abbiamo delle occasionali gelate e delle occasionali problematiche a livello quindi anche di piovosità, una mancata piovosità e quant'altro. Quindi il microclima francofondese ha dato vita a questo particolarissimo agrume, questo particolarissimo tarocco, da questa colorazione che ha grande maturazione, è quasi soprannominato anche sanguigno, perché la famiglia, che le arance in sé si dividono in diverse classi: abbiamo le bionde, le biondo immellicate e i sanguinelli. Tra i sanguinelli troviamo come la regina di questo gruppo, difatti è il tarocco di Francofonte. Purtroppo, oserei dire ignorantemente, o forse per fattori di commercio, il tarocco di Francofonte è stato sempre scavalcato da altre tipologie di agrumi, di tarocchi,
da questi nuovi ibridi, ad esempio, da queste nuove tipologie, queste nuove innesti di tarocchi, bensì nella, diciamo che è anche vero dire che nella letteratura moderna non si parla più di tarocco di Francofonte, viene usata la dicitura tarocco comune, o anzi in modo ancora più innovativo, tarocco dal muso. Questo è il grande errore che fanno, perché il tarocco dal muso è il nostro tarocco, è il classico tarocco con una lieve soprannominata funcia, quindi un labbro superiore levemente più accentuato, che in realtà questo nasce per la facile sbucciosità, per la facilità di sbucciare una lancia di Francofonte. Purtroppo, come ho già detto, per fattori di mercato o per altri fattori che purtroppo non è dovere mio poter dire, il tarocco di Francofonte è stato scavalcato da altri nomi e, diciamo, c'è stata rotta la nostra grande qualità del nostro agrume, ripetendo nomi come tarocco dal muso o tarocco comune, ormai chiamato così il nostro grande innesto di tarocco. Io spero che un indomani questo grande tarocco, questo grande nome, come noi ormai sappiamo, nel 97 abbiamo anche preso la grande, noi facciamo parte dell'Arancia Rossa IGP di Sicilia, che nel 97 siamo entrati a far parte. Stiamo cercando in tutti i modi di aiutare gli agricoltori. Io sono un neolaureato, sono un dottore, un agronomo anch'io, mi sono appena laureato, quindi dico, stiamo cercando tutti di aiutare gli agricoltori e soprattutto di aiutare questo nostro grande oro che abbiamo, che noi abbiamo uno dei più grandi prodotti al mondo, un tarocco che nessuno ci può copiare, perché il tarocco nasce a Francofonte, è ottimo a Francofonte e viene così solo a Francofonte. Quindi la cosa più giusta che dobbiamo fare è aiutare, pubblicizzare e far crescere il nostro grande prodotto. Questo è quello che dobbiamo fare, perché questo è il tarocco di Francofonte, l'unico e solo e inimitabile per le sue caratteristiche estetiche, di colorazione e soprattutto organolettiche. È un prodotto salutistico, è un prodotto che aiuta persone con problemi di influenza, aiuta persone con problemi di calcoli renali. E contrariamente a ciò che si pensa, ripeto, non dà problemi di acidità, perché l'acido citrico presente in questo agrume è bassissimo. E la grande particolarità di Francofonte è una: il tarocco di Francofonte, anche a maturazione, non avrà mai livelli di gradi Brix, cioè dolcezza molto elevati, perché la nostra particolarità è una: scende notevolmente l'acidità e lo zucchero rimane tale. Questo crea un agrume estremamente dolce, con un mix di acidità strabiliante, bellissimo, che solo noi possiamo avere. Cosa si può fare con le arance oltre all'aranciata? E allora, con qualsiasi agrume, ovviamente particolarmente parliamo di quello di Francofonte, si possono fare mille e mille usi. Partiamo ovviamente dal consumo fresco, vale a dire mangiare il tarocco così com'è, quindi sbucciarlo e assaporare nel suo complesso i suoi grandi sapori, questo sapore fruttato che a maturazione arriva anche a sapere di avere proprio un retrogusto di fragola, talmente la sua dolcezza. Ma si possono fare anche altri usi, come ad esempio la spremuta, una spremuta d'arancia, oppure si possono fare dei mix, ad esempio con aggiungendo del limone o aggiungendo altra frutta, per fare proprio dei frullati salutistici veri e propri. O si possono usare per altre cose, come ad esempio fare i canditi ricoperti di cioccolato, che sono delle vecchie ricette usate dalle nonne francofondesi, dove nelle arance con una buccia un po' più spessa si prendeva la buccia, si tagliava in modo più sottile, si bagnava o nello zucchero o nel cioccolato per fare i canditi per i bambini, ad esempio. Quindi fare un uso di un materiale soprannominato di scarto, quindi la buccia, oppure andando sempre nel reparto dolciario, con i canditi si possono fare i panettoni, si possono fare sempre nel reparto di pasticceria dei dolci all'arancia, si possono fare le paste di mandorla all'arancia, si possono fare mille e mille cose. E scendendo un po' più nel particolare, come studiato nell'Università di Catania, ormai da qualche anno con un prodotto di scarto, cioè il soprannominato il passaggio degli agrumi, che sarebbe ciò che crea l'industria dopo la spremitura degli agrumi, ormai si può fare della biomassa per poterlo fare dopo immesso nei biodigestori, per poter diventare dei biogas. Cioè noi da un prodotto di scarto, anzi da un prodotto, da un rifiuto speciale, perché l'agrume, dopo che viene spremuto, quello che si crea, cioè il pastazzo, diventa un rifiuto speciale e deve essere smaltito in appositi luoghi, in appositi stabilimenti,
Così facendo invece, creando dei biodigestori ad hoc, quindi creati appositamente per la digestione del passaggio degli agrumi, si può creare anche del biogas, oppure, ripetendo, alcuni studenti, alcuni neolaureati, se non ero sulla zona della Calabria, sono riusciti a creare della zona della Sicilia e della Calabria, sono riusciti a creare degli indumenti a base di fibra della buccia degli agrumi. Attraverso dei processi riescono a creare della fibra, dei tessuti a base di buccia di agrumi, oppure altri usi che si possono fare tramite l'olio essenziale di agrumi presente tra la buccia e il frutto in sé, che ha un costo elevatissimo perché ha dei benefici strabilianti, come ad esempio gli agrumi in biologico si possono adattare con l'olio essenziale che viene direttamente estratto dalla buccia degli agrumi, che può essere un prodotto particolarmente utilizzato contro la difesa fitosanitaria degli agrumi in biologico. Comunque degli agrumi è un prodotto che veramente, volendo, si possono fare mille e mille usi, e non esistono prodotti di scarto, non esistono un agrume da scartare, non esiste una parte dell'agrume da scartare, perché veramente l'agrume, volendo, si può utilizzare al 100% per farne mille e mille usi. È un prodotto da utilizzare in tutti i suoi stadi, in tutte le sue misure, in tutti i suoi calibri e in tutte le sue sfaccettature. Questa pratica che stiamo vedendo effettuare è l'insacchettamento del nostro tarocco. Questo è un'usanza che si faceva nei tempi antichi e che continua a farsi oggi per dare un fattore estetico, quindi un più a una classica cassetta di tarocco di Francofonte. L'insacchettamento ha una storia molto, molto antica, dove si veniva fatto quindi per aggiungere un qualcosa di più a una qualsiasi cassetta. Esistono diverse tipologie di insacchettamento, la cosa particolare è che ognuno usa degli insacchetti particolari, come in questo caso, dove particolarmente viene scritta la parola agrumi pregiati, dove ci sono i classici segni della Sicilia, quindi una donna che porta le cassette in testa, di nuovo l'agrumi di Francofonte. Questa è una pratica per dare un valore al grande pregio del tarocco di Francofonte. Qua scendiamo sul vivo di un magazzino di arance, sulla vera lavorazione dell'agrume in sé, quindi sulla parte finale prima della commercializzazione. Qui ci troviamo sulla parte finale della lavorazione, quindi le arance prima di arrivare qui nella cosiddetta fase finale, quindi l'impalcatura, proprio dalla parola vengono impalcate, cioè viene dato un senso logico, un senso estetico alla cassetta finale, quindi vengono sistemate ad hoc in base al calibro e alla pezzatura. Prima di questo l'agrume viene precalibrato, calibrato e alla fine, in base alle pezzature, viene sistemato in cassette diverse. Ovviamente in base all'agrume, in base a quello che desidera l'utilizzatore finale, l'agrume può essere lavato, asciugato per poi essere sistemato, quindi imbalcato nelle cassette, oppure, sempre sul volere del commerciante finale, può essere anche incerato, cioè viene messo una cera per dare una lucentezza e una durabilità maggiore in cassetta. Concludendo quindi, queste saranno le cassette, quindi questa sarà l'impalcatura finale che l'agrume, quindi il nostro tarocco di Francofonte, arriverà nei mercati di tutta Italia, nei mercati del nord Europa e possibilmente anche il più lontano possibile, per fare conoscere il grande marchio del Made in Sicily e soprattutto del Made in Francofonte. La nostra grande regina c'è, cioè il tarocco di Francofonte, sperando di poterci avvicinare nei grandi mercati italiani, europei e di far conoscere il più possibile questa grande regina degli agrumi, questa grande particolarità che è il nostro tarocco rosso di Francofonte, e non tarocco dal muso o un tarocco comune, bensì tarocco di Francofonte.